pesce e il pescatore. C'era una volta un uomo, tanto povero, che rischiava di morire di fame. Decise, allora, di impegnarsi nella pesca, per cercare di sfamarsi. Almeno, pensava, avrebbe potuto mangiare un pesce come companatico. Buttò la rete in mare e prese un pesce troppo piccolo. «Che devi fare di me che sono così piccolo?» gli disse il pesce. «Lasciami altri 8 giorni, così diventerò più grosso!» «E come faccio poi a trovarti?» domandò il pescatore. «Senso, mi chiamo Senso!» «Quando verrai, grida il mio nome e ti risponderò!» «Va bene!» disse il pescatore e andò più avanti. Gettò la rete in un altro punto, ma pescò un pesce più piccolo del primo. «Ma non mi vedi? Che cosa trovi di appetibile in me?» «Sono tutto spine!» «Fammi crescere un altro poco, almeno otterrai qualcosa!» «E come ti chiami?» «Giudizio!» rispose. E se ne andò. 8 giorni dopo, il pescatore, proprio affamato, andò nel punto dove aveva pescato il primo pesce. «Senso! Senso!» gridò. Apparve un pesce bello, grosso e rosso, che gli rispose. «Senso! Che senso hai avuto? Mi hai lasciato e te ne sei andato!» E scappò via. «Me l'hai fatta!» rispose il pescatore e andò più avanti. «Giudizio! Giudizio!» cominciò a gridare. Subito un bel pesce colorato venne fuori dall'acqua e disse: «Giudizio! Che giudizio hai avuto? Mi hai lasciato e te ne sei andato!» Il pescatore, affamato a sentir così, torna a casa, mortificato per la sua stupidaggine. Ha sempre senso ed atto di giudizio concedere la propria fiducia a chi non si conosce?